Da qualche tempo sono sopraffatto dalla paura. Questa quotidiana scia di sangue, prodotta dalla violenza in famiglia, mi scombussola. Mi trova impreparato al peggio. Mi fa sentire inutile. Sì, ho paura. E non ho vergogna ad ammetterlo. Troppe crisi di coppia sono la miccia di tragedie assurde. Ne sono perfettamente consapevole. Ho il terrore che tra i miei assistiti possa esserci un potenziale assassino o una potenziale vittima. Perché dovrei pensare che gli assassini e i morti ammazzati siano sempre clienti degli altri? So di stare in un campo minato perché non riesco a tenere sotto controllo certe situazioni. Da tempo cerco di mediare in tutti i processi, di abbassare i toni, di scrivere memorie difensive il meno aggressive possibile per non gettare benzina sul fuoco del conflitto. Ho paura e mi sento solo. Tante donne, tutti i maledetti giorni, si rivolgono a me con il volto tumefatto, il naso spaccato, il viso martoriato e il cuore a pezzi. La gran parte accetta questa situazione per tutta la vita. Altre, invece, cercano con coraggio di salvarsi dall'inferno, ma nessuno le tutela. La giustizia arriva sempre quando è troppo tardi. È questa la grande sconfitta del sistema. Sento e tocco con mano troppo odio, troppa violenza, troppa stupidità. Lavoro con fatica, non riesco a stare tranquillo, ma non voglio perdere la mia libertà di avvocato. Quella di scegliere una strategia secondo coscienza. La mattina leggo i giornali, apprendo dell'ennesima strage. Lui ammazza lei e poi si suicida. Stavano per separarsi. E ho paura. Faccio parte di un sistema impotente, di una società assuefatta a tutto. Ormai la mattanza non fa più notizia, oppure la fa soltanto quando i morti sono più di due, o se un fatto diventa il boccone prelibato di qualche processo in TV. Chi proteggerà la mia assistita dopo una denuncia contro il suo carnefice? Quali strumenti ho per tutelarla e quali ne garantisce lo Stato? E se dall'altra parte ci fosse un assassino? Mi sentirò in colpa se succederà qualcosa di irreparabile? Forse sarà meglio non denunciare? Siamo arrivati al dramma che denunciare può significare morire? A quante commemorazioni ho fiaccolate per ricordare una donna uccisa mi toccherà di assistere? Basta. Ormai mi sento in un vicolo cieco. Insieme a me tanti avvocati rinchiusi a studiare codici e sentenze che non servono a niente per arginare tutto questo sangue. Questo sistema mi ha indebolito, ha vanificato ogni speranza e ogni certezza che nutrivo tanto tempo fa. Il diritto ormai è solo pura e vuota tecnica. Il delitto d'onore è ancora radicato nella testa di molti uomini. Non si capisce che la questione è solo culturale. A che cosa servono le sentenze esemplari e la retorica di qualcuno in TV? E intanto la gente mi chiede aiuto, mentre io lo chiedo allo Stato. Uno Stato assente e complice della mattanza. Mi sento come spogliato di ogni funzione sociale e professionale, eppure sogno un sistema diverso, una cultura sociale diversa, un modo diverso di fare l'avvocato. Un avvocato più utile alla ricerca della soluzione piuttosto che della vittoria ad ogni costo. Mi spaventa l'incosciente sicurezza del collega avversario quando si trasforma in Rambo. Lui fomenta odio, articola accuse spietate e troppe volte false. È uno stupido fiume di insulti e provocazioni. Non capisce, o forse sì, che sta giocando con il fuoco sulla pelle di una famiglia. Vuole a tutti i costi la testa del mio cliente che vorrebbe portare come un trofeo di guerra al suo assistito. Come se in queste vicende possa mai esservi un vincitore. In casi come questi che faccio? Picchio anch'io? Urlo anch'io?
Se cerco di abbassare i toni rischio di essere considerato un pavido o un venduto. Se invece cado nelle provocazioni avverse rischio di accendere la miccia di un conflitto che dilanierà la mia coscienza. E il giudice sarà all'altezza di capire che si sta per consumare una tragedia? Ecco il quotidiano dilemma che mi tormenta. Il processo ormai è soltanto una gara a chi picchia di più, schiavo di formalismi, preclusioni, scadenze, decadenze e prescrizioni. Leggo i testi sacri del diritto, studio, mi aggiorno e aggiorno gli altri nei miei corsi e convegni. Ma a cosa serve il codice rosso? Che significa essere buoni avvocati oggi? Comincio a chiedermelo tutti i santi giorni, ma non trovo la risposta che vorrei. Soprattutto di questo ho paura.